Ciao ragazzi, oggi ripartiamo per una nuova vacanza sempre a tema One Piece, ma stavolta prendendo in considerazione le ambientazioni reali, perché sì, Oda a qualcosa si è ispirato. Ed oggi siamo qui per vederli insieme e probabilmente per andarci pure in vacanza in futuro. Comunque, per chi si fosse perso l'altro video su One Piece, ve lo lascio nelle schede. Ma adesso andiamo. Partiamo parlando di Sanji, che nel 20° episodio entra nella ciurma di Luffy, Rubber, Cappello di Paglia, come volete. All'inizio lui lavorava al Baratie, che è questa sorta di nave galleggiante, che non so se è voluto o meno, ma ha molte somiglianze con la Saigon Cruise, che è anche questo ristorante galleggiante che si trova in Vietnam e che ha nel muso, perdonatemi il tecnicismo, anche qui a forma di pesce. Ovviamente di questo non ne abbiamo la certezza, però bisogna ammettere che è una cosa figa. Spostiamoci adesso in Giappone. Qui abbiamo il castello di Hiroshima, che fu dimora del signore feudale, costruito tra il 1589 e il 1599, ma fu distrutto nel 1945 a causa di una bomba atomica. Nel 1958 fu poi ricostruito come replica dell'originale per ospitare un museo dedicato alla storia di Hiroshima prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La grande somiglianza la possiamo ritrovare con Marineford, ex quartiere generale della Marina prima che fosse spostato nel Nuovo Mondo, scambiandolo poi con la base del G1. Altro elemento di similitudine tra questi due posti è che entrambi sono centri di potere. Uno apparteneva al signore feudale, l'altro alla Marina, ma più o meno siamo lì. Per quanto riguarda l'Italia, i riferimenti omaggiano il Rinascimento italiano e sono stati presi per l'architettura della città di Lockdown, ispirata a Firenze. Infatti, da come potete vedere, sullo sfondo c'è una cupola molto simile a quella fatta dal Brunelleschi. Parliamo adesso di Twin Cape. L'area si trova esattamente dove la Red Line e la Grand Line si incontrano. Da qui i marinai potranno scegliere una delle sette rotte, aspettando che il log pose si posizioni su quella desiderata. Questo posto viene ripreso dalla Thatcher Island, una piccola isola al largo di Cape Ann, sulla costa del Massachusetts, negli Stati Uniti, dove sono situati due fari, perché l'isola si trova in acque pericolose e per questo ha causato nel corso degli anni molteplici naufragi. E per questo fu inviata una petizione da parte dei capitani di mare per erigere una luce, anzi due. Parliamo adesso del luogo più sacro di One Piece, ovvero Marijoa. Si tratta del posto più influente di tutta l'opera, dove a nessuna persona è permesso l'accesso se non è consentito dal governo stesso. In questo luogo si tiene ogni 4 anni i reverie, un consiglio fatto da tutte le nazioni appartenenti al governo mondiale per discutere dei vari problemi internazionali. La sua struttura è molto simile a quella del castello di Chambord, che all'epoca era un posto influente della Francia, ovviamente come lo è Marijoa in One Piece. Si tratta di uno dei più famosi castelli al mondo, perché l'architettura internazionale francese combina la tradizione delle forme francesi medievali con le classiche strutture rinascimentali. E ovviamente tutto questo fu voluto da Francesco I. Superate alcune isole della rotta maggiore, la ciurma sbarca sull'isola invernale di Drum in cerca di un dottore per curare Nami. Sulle montagne chiamate Rock Drum sorge un castello che ricalca il castello di New Swanstone, costruito nel XIX secolo e situato nella parte sud-ovest della Baviera, situato nei pressi di Fusse, nella città di Juangan. In Germania. La struttura venne commissionata da Ludovico II di Baviera come luogo per il ritiro personale in omaggio al musicista Wagner. E il re, udite udite, costruì il castello con i propri fondi senza accedere al tesoro di Stato. Spostiamoci adesso all'Alabasta, dove i pirati di Cappello di Paglia vengono in supporto della principessa Vivi per raggiungere il prima possibile la capitale a Lubarna, per fermare l'imminente guerra civile che stava per scoppiare tra i ribelli guidati da Cosa e l'esercito reale comandato da Chaka. Questo regno assomiglia molto a quello che è l'Egitto o il Medio Oriente, ma partiamo dal nome. Deriva probabilmente dall'alabastro, un minerale che si trova comunemente negli antichi manufatti egizi, mentre per quanto riguarda invece la città, l'architettura è molto simile a quella del Cairo, con queste strutture con il tetto piatto e una cupola sopra, elemento proprio cardine dell'architettura orientale. Possiamo trovare anche un elemento molto importante che deriva dall'India, ovvero il palazzo della città, con queste tre cupole di cui quella centrale più grossa, che secondo me può essere ripreso dal Taj Mahal. Per chiunque ha vissuto, penso, da sempre dentro una grotta, vi spiego
cos'è? Si tratta di un enorme mausoleo situato nell'Agra, ovvero nell'India settentrionale, costruito nel 1632 dall'imperatore Mogul Shah Jahan in memoria dell'amatissima moglie. Prima di andare avanti, per concludere tutta la saga, abbiamo un elemento proveniente dagli Stati Uniti. Infatti, nella città di Rain Base, nota per il gioco d'azzardo, è presente un casinò chiamato Rain Dinners, gestito dal pirata Crocodile, che ricorda molto i Luxor Hotel e Casinò di Las Vegas. Si tratta di un resort che funge da albergo, casinò e luogo di intrattenimento. Dopo la basta, Luffy e la sua ciurma fanno tappa all'isola di Jaya, in cerca di informazioni per salpare verso l'isola del cielo. Tra le città c'è Shandora, la città d'oro, un paese che ricorda molto l'architettura maya, in particolare la piramide situata al centro. E tutto questo ricalca la città di Tikal in Guatemala, ovvero la città più estesa dell'antica civiltà maya. Si trattava di uno dei maggiori centri di poteri regionali subito dopo il collasso del periodo preclassico, epoca in cui il potere politico e religioso si concentrava nel sito di El Mirador. Arrivati a Water 7, penso che per chiunque abiti in Italia la somiglianza sia abbastanza scontata. Probabilmente si tratta di una versione alternativa di Venezia, considerando che si tratta di una città portuale senza strade ma canali. Gli spostamenti vengono fatti con delle barchette, le varie zone della città sono collegate da ponti e i colori preponderanti sono il rosso dei tetti e il bianco delle strutture. Inoltre il fenomeno dell'acqua laguna è ispirato all'acqua alta che inonda tutti gli anni Venezia. È divertente come noi ci lamentiamo di un metro d'acqua quando Water 7 è inondata completamente. Comunque ragazzi, per chiunque non mi creda, nel volume 38 del manga è lo stesso Oda che afferma sta cosa, quindi non cagate il cazzo. Comunque ragazzi, ci sono anche delle somiglianze con Mont Saint Michel, riguardante proprio la struttura. Infatti questa isola francese ha proprio una struttura a forma di fontana. Rimanendo sempre nella stessa saga, in India esiste una ferrovia costruita in mare che probabilmente venne utilizzata come ispirazione per il Puffing Tom, ovvero un treno marino progettato da Tom e realizzato dalla Tom's Walker con il compito di collegare le varie isole. Devo ammettere che stento a credere che esista una cosa del genere. Devo assolutamente salirci, per forza. Parliamo adesso della saga che avevo schifato a priori, ma che alla fine mi ha lasciato certe perle che sinceramente non mi sarei aspettato, ovvero la saga di Amazon Lily. Per chiunque fosse interessato, non esiste un'isola di sole donne. Mi dispiace se siete dei segaioli. Esiste Pornhub. Oda si rifà infatti a Themyscira Island, ovvero un'isola presente nel film Wonder Woman, dove ci sono tutte queste bellissime donne combattenti. E tutto questo possiamo vedere che è confermato dallo stesso Oda nel volume 55 del manga. Per quanto riguarda l'architettura, molte somiglianze le abbiamo con il tempio sospeso di Datong in Cina. Si tratta di una struttura costruita a 75 metri d'altezza, vicino al Monte Heng, nella contea di Hunyan. Questo tempio venne costruito nella prima metà del primo millennio e il suo valore non è decretato solo dalla sua posizione, ma anche perché in quel punto si combinano le tre religioni tradizionali cinesi, ovvero buddismo, taoismo e confucianesimo. Ragazzi, stiamo anche parlando di una delle attrazioni turistiche più famose della zona, quindi ragazzi, se passate per quelle zone, una visitina ci può anche scappare. Separato dalla propria ciurma, Luffy scopre che Ace è stato imprigionato a Impel Down, ovvero il carcere di massima sicurezza del governo mondiale, in attesa di essere giustiziato pubblicamente. La prigione ha una forma di torre che si sviluppa verso il fondale marino ed è sorvegliata intorno da una flotta di navi della marina. La prigione è essa stessa un'isola e questo la accomuna con l'istituto penitenziale Alcatraz, situato a San Francisco, negli Stati Uniti. Voglio aggiungere un attimo una cosa che è fuori copione. La struttura di Impel Down è molto simile all'inferno dantesco, se ci fate caso. E più si scende in basso, più il crimine del pirata è efferato. Inoltre tutta la struttura è piena di bestie e creature strane e in ogni livello per i prigionieri c'è una punizione differente. Quindi boh, che Oda si sia ispirato anche alla Divina Commedia? Non lo sapremo mai. Due anni dopo, Luffy e la sua ciurma salvano per l'isola degli uomini pesce,
unico passaggio per raggiungere il nuovo mondo. L'isola è situata a 10.000 metri sotto il livello del mare ed è circondata da una bolla d'aria per consentire agli umani di respirare. Sopra l'isola principale poi c'è una seconda bolla dove si trova il palazzo Ryugu, in cui vive la famiglia reale. Anche questo palazzo ovviamente ne ricalca uno reale, ovvero il Tempio del Cielo in Cina, ed è stato il tempio più importante in epoca imperiale. Durante la dinastia Ming 1368-1644 d.C. e Qing 1644-1911 d.C., ogni solstizio d'inverno l'imperatore si dirigeva in questo luogo sacro per fare delle offerte al cielo e pregare per un buon raccolto. Parliamo adesso di Punk Hazard, l'isola per metà devastata dagli incendi e per l'altra ricoperta di neve. Le strane condizioni climatiche di quest'isola nascono dallo scontro tra Aokiji e Akaino, spaccando in due persino l'isola e facendo defluire l'acqua al suo interno, creando così un lago che venne popolato da squali maculati. Quest'isola riprende una zona specifica dell'Islanda, ovvero la zona dei vulcani, che sono ricoperti di neve ma continuano a mandare fuori fiumi di lava. Spostiamoci adesso a Dressrosa, saga che ho amato, l'ho finita stamattina. Qui troviamo, per citare Lucy, che approda sull'isola nella speranza di schiacciare il signore della guerra, Don Flamingo, e distruggere poi la fabbrica di slime per far incazzare come una bestia Kaido. Qui Oda ha voluto basare tutta la città e l'architettura al patrimonio spagnolo, soprattutto Parkwell, creato da Gaudí, massimo esponente del modernismo catalano, grazie proprio ai suoi edifici colorati. Un altro elemento che in questa saga è molto importante è il Corrida Colosseum, in cui Don Flamingo ha organizzato un torneo per intrappolare Lucy. La sua struttura è molto simile a qualsiasi anfiteatro romano, solamente che in Spagna non se ne trovano di quelle dimensioni e forma. In più molti sono bassi e scavati nella roccia, quindi molto probabilmente Oda si è ispirato al Colosseo di Roma. Analizziamo adesso Rommel Kingdom. La somiglianza anche qua è abbastanza scontata, basta guardare solamente la torre dell'orologio. Ovviamente è stato preso spunto da Westminster Place, ed è l'edificio di Londra dove hanno sede le due camere del Parlamento del Regno Unito. Inoltre il vestiario di personaggi che noi possiamo vedere è simile a quello della Londra di inizio 1900. Parliamo adesso dell'isola di Izo. È descritta come un'enorme isola in movimento situata sul dorso di un elefante gigante di oltre 1000 anni, dove sorge Mokomo, il ducato dei visoni. La forma di quest'isola è ripresa da Elephant Rock in Nuova Zelanda. Secondo gli esperti, la roccia è nata dopo l'esplosione del vulcano Eldfell, e la lava così, dopo aver aggiunto l'acqua gelata, si è solidificata, dando origine così alla formazione rocciosa. E per concludere, ragazzi, abbiamo Wano, che è palese che riprenda Giappone. Basta vedere i vestiti dei personaggi che portano il kimono, i ciliegi in fiore e l'architettura dei palazzi che riprende la pagoda, ovvero una torre costruita su diversi piani, ognuno dotato di un proprio tetto, a falde spioventi con gli spigoli inferiori curvati verso l'alto, generalmente di forma quadrangolare o ottagonale. Ragazzi, finalmente abbiamo finito. One Piece no, quindi probabilmente tra 10 anni avrete una possibile seconda parte, con anche le cose che probabilmente mi sono dimenticato, perché ho 20 anni di anime. Gli spunti che ho trovato mi sembrano un po' pochi. Vi invito come sempre ad andare in vacanza in uno di questi posti e a taggarmi nel caso li abbiate visitati o se ci andrete in futuro. Quindi per taggarmi, Instagram in descrizione. Vi invito come sempre a mettere mi piace e a farmi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate. Quindi ragazzi, state easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!